Un saluto da Radio Libre qui dal Carnavat Love Park in questa lunga estate aglianese piena di musica, perché anche questa sera avremo della musica sul parco, sul palco del Carnavat Love Park. Vi ricordo che tutto quello che succede qui lo potete rivedere sulla nostra pagina Facebook Radio Libre di Agliana, sul nostro sito www.radiolibre.com e sul canale YouTube Radio Libre di Agliana. Questa sera musica anche questa sera, e questa sera abbiamo Frenzy Goes to Hollywood, non Frankie, Frenchy Goes to Hollywood, che diciamo ci si può imbrogliare con il Frankie Goes to Hollywood, ma non c'entra, me lo immaginavo che fosse voluta. Allora, qui con noi abbiamo Francesca Dugo che è la vocalist e Maurizio Segurotti il batterista. Il batterista. Allora Francesca, intanto presentatevi. Ciao, appunto sono Francesca, la cantante della band. E appunto, come si diceva, essendo io Francesca e tutti mi chiamano Frenchy, per fare questa assonanza, no, al gruppo famoso Frankie Goes to Hollywood degli anni 60, abbiamo deciso, degli anni 70, abbiamo deciso di chiamarci così, mi piaceva insomma. E facciamo un pochino di cover noi stasera, andremo a fare un po' di cover sia italiane che internazionali. Il nostro mood è un po' quello del soul, perché a me mi piace molto questo tipo di genere. Diciamo che il gruppo è un pochino improntato, ecco, su un po' sulla mia voce e su quello che è un po' il mio genere musicale, che è questo, appunto, pop soul. E questi ragazzacci mi vengono dietro, insomma, via via li faccio un pochino così tribolare a volte per fare i brani. Mi piace questo, mi piace quest'altro, vabbè, mi accontentano. Così, e quindi vabbè, essendo l'unica donna componente, è chiaro che ti accontentano, va sempre accontentata. Allora, chiaramente ci sono altri componenti della band che ora mi presenterai, diciamo così, come noi sono a prepararsi e poi sono un po' timidi. Sì, c'è Alessandro Luchi al basso e Filippo Toccafondi alla chitarra elettrica, e poi io, Maurizio Segurotti, alla batteria. Allora, è difficile stare dietro a Frenchy? No, è bravissima lei. Oh, sai, giustamente, oh, ci tiene tutti in riga, perché bisogna stare attenti, però insomma è brava. Siamo ormai da 8 anni insieme che si suona, sì, che siamo tutti compatti, insomma, ormai ci si conosce, siamo imparati a conoscere bene, via. Sì, che insomma, anche ovviamente anche i generi musicali che si fa, tanti pezzi si riarrangiano perché ci garba riarrangiare, come Il cielo in una stanza o tanti altri pezzi, si riarrangiano in chiave nostra, via. Alla vostra maniera, certo, chiaramente. Infatti ho sentito qualcosa, diciamo, su YouTube, mi sono messo un po' a guardare perché notizie non se ne trovano tante, però insomma mi sono messo lì perché sono curioso. Certo. Sì, non siete tanto sui social. Tra l'altro siamo pigri, fondamentalmente siamo pigri, quindi non c'è nessuno che si mette sui social a promuovere la cosa. Vabbè, parliamoci chiaro. Avete bisogno di un producer che vi mette lì e si mette. Vabbè, speriamo che questa potrebbe essere un lancio, perché questo andrà su YouTube, quindi qualcuno vedrà questa cosa e ci piazza in qualche cosa. Allora, si diceva la tua preferenza, diciamo, un po' più verso la musica soul, no? A quanto sì, credo di aver capito. Ma anche parecchio la musica italiana, in realtà, è anche quella un pochino più vecchia, quindi old music, anni 60, tutto il cantautorato, a me piace tanto, anche perché l'ho sempre ascoltato tanto da piccina, mio babbo e la mia mamma me l'hanno fatto ascoltare tanto, buona musica, e quindi mi piace molto anche quel genere là. Una domanda, diciamo, tecnica, musicale, cioè è difficile riarrangiare un pezzo famoso tipo Il cielo in una stanza o tipo altre cose? No, ora difficile no, ovviamente devi avere più che altro l'idea, cioè devi, ovviamente ascoltando anche tanta musica, prendi un po' di qua, un po' di là, sicché riesci anche a miscelare, a prendere un po' di idee e rimetterle un po' insieme in arrangiamento, capito? Più che altro è quello. Poi ovviamente non è che si fa arrangiamenti la nona di dove, nel senso, sono sempre arrangiamenti sul pop, fa anche pop, queste cose qui, sì, che tanti pezzi si riarrangiano anche abbastanza bene, capito? Poi anche scegliere il tipo di brano che si presta a, perché non tutti si arrangia alcuni brani, capito? Solamente chiaramente si deve tenere conto poi anche, certo, di chi lo esegue, quindi delle caratteristiche, certo, vocali. Certo, le caratteristiche, insomma, tu
anche quello che ci piace a noi, ci garba parecchio il funky, insomma queste cose fisiche siamo sempre tendenti a fargli un po' sotto quella forma lì, capito? Però ovviamente anche il brano che si sceglie si deve prestare a quel tipo di arrangiamento fondamentalmente. Ok, voi siete toscani naturalmente, è chiaro. Dicevo, ci sono stati un paio d'anni diciamo un po' particolari, quindi ne ha risentito un po' tutto il comparto musicale, credo che anche per voi sia stato lo stesso. Le sensazioni che ci sono poi ritornando a avere un pubblico, avere qualcuno che davanti che ascolta? È bello, ti dico la verità che noi proprio come French Ghost Hollywood ancora da quando siamo ripartiti non abbiamo fatto tantissimi live e quindi anche stasera sarà un pochino una prova per vedere, no? come reagirà il pubblico, come si reagirà a noi appunto a ritrovarci a suonare dopo un periodo di fermo, che perché poi noi facciamo anche tanti eventi privati, matrimoni proprio per lavoro, quindi diciamo con quella parte lì siamo ripartiti più velocemente, mentre con la band ecco pian pianino si sta rimuovendo qualcosa, sono ripartiti festival per fortuna, infatti anche il Carabattole è un festival che insomma andrà avanti per 4 mesi e tiene alta la bandiera della musica dal vivo tutte le sere, quindi insomma siamo contenti e c'è tanto fermento in giro, meno male, perché insomma si vede c'è la voglia di rifare, di ripartire, di suonare, siamo contenti. Sì che... Bene, ok, quindi siamo contenti anche noi perché vedere della musica, vedere le persone sul palco che suonano, che amano la musica, perché l'amore per la musica è questo che principalmente che porta le persone a salire sul palco e mettersi lì e mettersi in gioco tutte le volte. Quindi è importante e quindi dobbiamo diciamo dire grazie a Carabattole Love Park perché io insomma sono stato tantissime serate qui e ho sentito della buona musica, ho sentito dei buoni gruppi, ho sentito veramente delle cose interessanti, quindi infatti perché anche l'organizzazione tutta del Carabattole da Luca Nesti a insomma tutti i ragazzi che poi ci lavorano, insomma c'è tanta gente, sicché insomma bravi anche chi l'ha organizzato giustamente. Bene, allora io vi lascio perché fra poco inizia lo spettacolo, quindi sì, certo, io sono qui per forza, naturalmente, certo, senz'altro, vi ricordo ancora una volta che questa intervista a French Ghost Hollywood la potete rivedere sulla pagina Facebook di Radio Libre Italiana, sul canale YouTube Radio Libre Italiana e poi potete visitare anche il nostro sito www.radiolibere.com perché lì ci saranno tutte le interviste che la nostra associazione ha fatto nel corso degli anni da quando è presente, sia durante il Giugnanese ma anche fuori dal Giugnanese. Noi cerchiamo di promuovere qualcosa a livello locale e vediamo se certo ci riusciamo, insomma, speriamo. Grazie. Niente, ma grazie a voi per la disponibilità, quindi allora buona musica. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti e un saluto da RadioLibre.com. Ciao a tutti.